Diario del capitano. Data astrale. Facciamo mercoledì. Sollevato dagli incarichi pubblici, l'ex presidente Quark tornò a indossare il mantello della giustizia per diventare l'impavido protettore dei popoli, per difendere la galassia con il vigore di un vero eroe. E la galassia? Beh, la galassia non è mai stata così... noiosa. Oh, che tristezza. Ha perso le elezioni 3 mesi fa. Non pensi sarebbe ora di intervenire? Penso che il capitano Quark non si stia adattando molto bene alla vita nel settore privato. Computer, trovami qualcosa a cui sparare! Ah, spiacente! Calma pianta sul radar! Buona giornata comunque! Mi scusi, capitano. Pare ci siano droni di servizio impazziti nell'hangar. Non potrebbe... Buonasera, capitano. Pronto per il giorno più lungo della tua patetica esistenza? Un misterioso arcinemico. È perfetto. Cosa pensi che voglia? Denaro? No, potere? No, denaro e potere? Ah, ma che importa? Finalmente possiamo sparare. Piano diabolico. Quindi se potessimo concentrarci da questa parte. Perfetto, che mi scatta. Come mi stavo dicendo? Ho disattivato 3 centri di difesa planetaria in questo settore, gettando così ognuno di essi nel caos più totale. Oh, splendido! I predoni grugariani hanno iniziato già ad attaccare. Chissà chi li ha chiamati. Sono stato io? Sono stato io, idiota! Solo tu e la tua squadra potete accedere a ogni luogo. Se solo becco un singolo soldato della difesa di Polaris, disattiverò tutte le stazioni della galassia. E tu chi sei? Uno a cui piace molto poco il capitano Quark. Uno che è stato tradito. Sapete di chi c'è bisogno? Non dico. Ve lo dico io di chi c'è bisogno. Ora lo dice. Della Q-Force. Ecco, l'ha detto. Sequenza di riavvio completata. Centro di difesa planetaria pienamente operativo. Capitano Quark! Ho visto che hai radunato la tua patetica Q-Force! Incredibile come qualcuno abbia voglia di allearsi con te dopo tutti i tuoi inganni! Aspetta un attimo. Quark potrà anche essere un po' grezzo, ma almeno non si nasconde dietro a... Beh, sì, in effetti ha una maschera. Ma non teme che l'universo conosca la sua vera identità? Oh, L-O-L! Non mi spaventi! Aspetta, ma io lo conosco! Stuart Zurgo? Era il comandante del club cadetti del capitano Quark. Hai scritto delle storielle a dir poco inquietanti. Erano altri tempi, eoni fa. Tutto quello che volevo era essere proprio come te. Poi ti ho visto mentre venivi coinvolto in scandali su scandali. E tutte le volte la galassia non faceva altro che perdonarti. Sei solo un enorme fallimento colossale. E stavolta la pagherai cara. Due punti! Chiusa parentesi! Addio! Il pianeta è sotto controllo.
buon successo, gente! Erano tipo, oh, ora invadiamo tutto il settore! E voi, col cavolo, attaccatevi! È possibile respingere i nemici acquistando controbarriere. È anche possibile posizionare delle mine per proteggere le difese della Q-Force. Bene, altre munizioni. Tutti i nemici sono stati distrutti. Sequenza di riavvio completata. Centro di difesa planetaria pienamente operativo. Il pianeta è sotto controllo. Q-Force, la missione è semplice. Respingete l'orda grungariana, ripristinate il centro di difesa planetaria e tornate alla Phoenix per un pizza party offerto dalla galassia. Se vi foste comportati da veri eroi. Ma i veri eroi non esistono, giusto? Tutti pensano al proprio tornaconto. Lo stesso per me. E pensare che avreste potuto evitarlo se vi foste comportati da veri eroi. Ma i veri eroi non esistono, giusto? Tutti pensano al proprio tornaconto. Lo stesso vale per me. Il centro di difesa planetaria è ora accessibile. Li abbiamo fatti scappare. Riprendiamoci il centro di difesa. Ehi, lasciate stare il mio amico! Rilevato droide da demolizione grungariana. Forze grungariane sconfitte. Ripristinare l'energia al centro di difesa planetaria. Difesa planetaria è stata ripristinata. Ritornare alla base per innescare la sequenza di riavvio. Per un pelo. Bene, altre munizioni. Sequenza di riavvio completata. Centro di difesa planetaria pienamente operativo. Signore, capto una richiesta di soccorso nelle vicinanze. Un cittadino che ha bisogno d'aiuto? La Q-Force ha sempre il tempo di riparare un altro torto. Inviaci le coordinate.
Oh, grazie al cielo! È tutta la mattina che sono bloccato qui. Sapete come riparare questo coso? Forse si è allentata una serpentina di fusione. Ah, ok, dovrebbe andare. Forza, prova. Ehi, ha funzionato! Grazie, amico. Di nulla. Aspetta, sei stato qui tutta la mattina. Ma se ti abbiamo appena visto sulla Phoenix? Phoenix? Cos'è una Phoenix? Tutti sulla nave, ora! Immagino che ormai avrete capito che in realtà sono... Stuart Zurgo, il più astuto supercattivo dell'universo! Siete atterriti, non è vero? Cosa si prova a sapere che sono stato sotto il vostro naso per tutto il tempo? Le invasioni servivano a farci abbandonare la nave. Che cosa ci fai qui, Zurgo? Oh, cercavo solo questa! La chiave di accesso al variatore atmosferico galattico scemo! Oh, sì! L'ho fatta mettere dai nerd della sala della conoscenza nella rete di difesa. Così le mie visite presidenziali erano sempre baciate dal sole. Hai speso soldi pubblici per fare di un sistema di difesa un dispositivo meteo? Esatto! E mentre voi riavviavate le torri, io caricavo un virus che mi permettesse di averne il totale controllo! Grazie per aver lavorato per me! Perdenti! Ora, prima che io giri questa chiave gettando il settore nel caos più totale... Che ne dite di un ultimo delizioso scherzetto? Grazie per aver chiamato la Polaris Defense Force. Per emergenze minori o invasioni galattiche, premere il tasto cancelletto. Si prega di lasciare un messaggio. Sì, parla Copernicus L. Quark. Sto usando il mio variatore atmosferico galattico per gettare la galassia nel caos perché sono uno sbruffone narciso e pomposo. E per fermarmi, dovrete uccidermi. Punto e virgola aperta parentesi. Passo e chiudo. E comunque, gli hanno messo la nave. Buon massacro! Cadetti, il variatore atmosferico ha trasformato Evaro in un parco divertimenti a tema artico. Disattiviamo il centro di difesa e facciamolo tornare come prima. Distruggi i rilevatori atmosferici per neutralizzare le perturbazioni. Attenzione, il calo di temperatura ha attirato dei Kragut nella regione. Sequenza di riformattazione completata. Ritornare alla nave spaziale Phoenix 2 per aggiornare la missione.
sollevato nel tempio evariano. Forse Zurgo è nascosto dentro al tempio. Te l'ho detto! Non mi nascondo! Vieni e sistemeremo la questione ad armi fatte. Hai bloccato le barlame. Attenzione, rilevato detonatore pirocinico nelle vicinanze. Si prega di localizzare e disarmare l'ordigno. Il mancato disarmo comporterà il fallimento della missione Q-Force. Zurgo, la vostra faccia spaccherà. Quindi, nello spazio profondo vi sparerà. Sarà un vero piacere ucciderti. Forse mi daranno addirittura una medaglia. Dopo tutto hai preso sul serio il controllo della sfera. Grande mente criminale / blogger di tutto l'universo, Stuart Zurgo! Non male, eh? Ho costruito questa bestiola quando ero ancora così sciocco da idolatrarti. È destino che io la usi per annientarti! Stuart! Dove sei? Il tuo minestrone si sta raffreddando! Mamma! Ora non è il momento! Come stavo dicendo? È tempo di morire. Via con la marcia militare! Quando morirai, sarò un eroe per tutti quelli che hai tradito. Forse mi dedicheranno un fan club? No, di nuovo! Andiamo, stupida focela! Alzo gli scudi, come un vero boss! Non ho badato a spese per il mio piccolino! Scafo in raritarium, scudi energetici Gadgetron, blaster Omega decapizione! Soltanto il meglio per ridurre un eroe in falsettina! Dobbiamo neutralizzare quegli scudi! Io sarò un eroe! No! Quel controfusibile era in ottime condizioni! Sai quanta erba ho dovuto dosare per permettermelo? Non mi raggiungerai mai! Io sono irraggiungibile! Nessuno è come me! Pensate di riuscire a sconfiggermi con un paio di Zurgon? Che manica di idioti! Ehi, lasciate stare il mio... Hai guardato sul mantello? Sicuramente sarà piacere trovare due dottrine di cariche esplosive pirocinite. Normale dalla composta del campo a mezzo. Non calare e affrontare le note. Non c'è demonico! Noi funziona! Crollerà tutto quanto, proprio come la tua patetica carriera. Ma non temere, per me questo scafo di raritarium può resistere a una pioggia di meteore di classe 3. Sei più cocciuto di quanto mi aspettassi. E allora becca di questi missili al plasma. Questo posto sta cadendo a pezzi. Stuart, hai visto le cariche esplosive di tuo padre? La tua compagnia deve demolire il vecchio edificio Gadgetron, questo pomeriggio, e qualcuno ha preso tutte le cariche dal deposito. Sto cazzo! Ho comprato ogni cestino per il franco modellino e ho lo gioco che portava il tuo nome. Ho persino preordinato il tuo kit di lamette super divertenti del Capitano Quark. Lo sai che cosa mi è successo? Mi sono preso la varicella! È finalmente giunta l'ora di raccogliere i frutti di questi anni di olocio.
Quelle cariche pirocinete distruggeranno l'intero tempio. Idiota come te a continuare a vincere? Chi sei veramente? Beh, io sono uno che non vive ancora da mamma e papà. Siete stanchi? C'è una gang di ninja spaziali mutanti nel settore di Corvus. Forse dovremmo prima consegnare il signor Zurgo alle autorità e ridarti una reputazione. Oh, sì, giusto. Posso almeno avere un viva la Q Force? No. Uno solo? Ho detto no. Recet. Ah, va bene. In fondo te lo meriti. Uno, due, tre. Viva la Q-Force! Già, avremmo fatto meglio a provarlo.